Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati qui sulle frequenze di YouTube per questa 87esima lezione del mio pianoforte leggero. Allora, un tutorial di un brano bellissimo, uno standard jazz. Uno standard jazz probabilmente non tra i più conosciuti, ma vedete che se non lo conoscete avrete senz'altro modo di apprezzarlo. Un tutorial che mi è stato commissionato gentilmente da Aris Biancardi, che ringrazio naturalmente, e il quale mi ha scritto e mi ha detto: Tino, fammi questo tutorial gentilmente e rifatti ad un video che adesso ti segnalo. E quindi, seguendo questo link, sono approdato ad un video che vi consiglio di guardare. Un video dove Peter Cincotti, o Cincotti che dir si voglia, ma direi Cincotti va bene perché poi è un italo-americano, pianista, cantautore, cantante, molto bravo. Recentemente ha fatto anche un duetto con Simona Molinari, In cerca di te, un brano anch'esso piuttosto datato, rivisto e riarrangiato, molto bravi entrambi. Bene, in questo video Cincotti, questo, dicevo, pianista, validissimo pianista, 33enne, newyorkese, appunto italo-americano, e si esibisce in questo brano con la sua bravura, con la sua bella voce, in un quartetto. Non perdetevi il solo di sax se guardate questo video, perché ne vale veramente la pena. Ecco, lì si può vedere, si può apprezzare veramente che cosa significa veramente suonare uno strumento che è quello più simile alla voce umana, con i suoi respiri, e sentite che note tira fuori quell'uomo lì. Io quindi mi sono rifatto per questo tutorial a questo video, mettendoci qualcosa di mio, naturalmente, perché le armonie bellissime, peraltro, di quell'arrangiamento, non sono armonie poi originali, perché se andiamo a vedere sul Real Book troviamo altri modi di suonare questo brano che non fanno perdere certamente la connotazione più generale del brano stesso, ma che, come tutti un po' gli standard jazz e i latin anche, si possono veramente stravolgere usando sostituzioni e anche comunque a livello improvvisativo, giocando molto con la propria personalità musicale. Quindi sono brani che hanno la capacità di lasciare molta molta libera interpretazione a chi li esegue. E così ho fatto io, rifacendomi certamente a quello che è il video, ma appunto variando qualche cosina a livello armonico. E adesso vado a spiegarvi tutto. Vediamo se ho detto tutto. Ah no, non ho detto che, ma ormai lo sapete, alla fine ci sarà un video dove io eseguirò completamente il brano sopra una base, questo brano che non ho detto un'altra cosa, però la devo dire, perché è un brano del 29, è scritto da Fats Waller e da Harry Brooks, e che divenne poi famoso nella realtà come colonna sonora del film Stormy Weather del 43. E questo giusto per fare, per, come dire, ambientare un attimo a livello storico il brano. Il brano che è un brano swing, dove anche per rifarsi proprio all'epoca, ecco perché è anche importante, no, capire l'epoca di un brano. Era l'epoca in cui pianisticamente parlando andava per la maggiore lo stride piano, infatti anch'io farò qualcosa di analogo nel video. Video appunto che seguirà questo mio tutorial, del quale poi Andrea Palma redigerà uno spartito preciso come suo solito, e del quale potete anche richiedermi la base MIDI. Quindi, non perdo altro tempo, perché il brano è piuttosto lungo. E dunque, vediamo, il brano in Do maggiore con un ritmo, dicevo, swing, e un timing di 114 bpm. Allora, brano in Do maggiore, dicevamo, e che sentirete anche nel video, è preceduto da un 8 misure. Ecco, un'altra cosa va detta, che il brano ha struttura A-A-B-A. Ognuna di queste A e anche la B sono
contemplano 8 misure, per cui alla fine sono 32 misure che vanno poi a chiudere il brano stesso. E poi, come sempre accade, generalmente il brano si ripete e sulla struttura completa vengono eseguiti i soli. Ci sarà anche una chiusura che poi vi farò vedere, ma il brano anche nel video vedrete che comincia con un giro praticamente di basso, dopodiché entra il pianoforte con queste armonie. Do maggiore, un Do diesis diminuito, un Re minore che può essere nona, seguito quindi da un Re diesis, questa volta diminuito, quindi un Do con il Mi al basso, questo Mi diventa un Mi alterato con l'aggiunta del Sol diesis, si va quindi in Fa diesis settima maggiore, quindi un Fa diesis diminuito, poi le rivediamo tutte con calma, non preoccupatevi, Fa diesis diminuito, che poi è lo stesso che abbiamo fatto prima, lo chiamiamo in modo diverso. Quindi un Do con il Sol al basso, un La settima con la quinta diesis, un Re nona, quindi con la presenza anche della settima maggiore, chiaramente, un Sol tredicesima, che ci porta ad un turnaround, che, grazie al quale ritorneremo là, che io ho pensato così. Un Si bemolle minore sesta, presenza quindi del Sol, una sesta aumentata, quindi un altro La settima con la quinta diesis, un La bemolle tredicesima, che ci riporta al Sol 13, con il quale poi si ritorna al Do per svolgere la seconda A. Al termine della seconda A, dopo il Sol tredicesima non ci sarà più questo turnaround che vi ho fatto vedere, ma bensì andremo in torneremo in Do, alternando un Do a un Fa settima, quindi ancora un Do, un Mi settima con la nona diesis. Questo perché? Perché la B, che inizierà adesso, è una B incentrata sul centro tonale di La minore. Allora, andiamo a vedere bene gli accordi che poi nella realtà andranno suonati con la sinistra, perché con la destra faremo e il tema e poi la impro. Quindi, iniziamo con un Do, non iniziamo con un Do settima maggiore, come spesso accade nel jazz, perché sapete che le triadi nel jazz sono bandite, non si possono dare Do minore, è una cosa che bisogna mettere per forza qualche tensione. E noi la mettiamo, e noi andiamo a mettere però una sesta, una tredicesima che dir si voglia, ma in questo caso Do, Mi, Sol, c'è una triade più un La, bisogna chiamarlo Do sesta. E lo faccio perché la melodia canta questo. Quindi, se andassi a mettere un Do settima maggiore, farei cozzare il Do della melodia con la settima maggiore, il Si. E quindi io vado a mettere questo Do sesta con la presenza del La, che non mi disturba la mia melodia. Scusate. Allora, mettiamo questo Do sesta su, quindi il nostro Re diesis e Do diesis diminuito, lo prendiamo così, si vede bene, sì. Quindi, un Re minore settimo, il nostro Re diesis diminuito, Do con il Mi al basso, questo basso di Mi, e poi ci servirà per, restando in questa posizione, realizzare il Mi appunto con la quinta diesis, con il Si diesis,
Fa settima maggiore. Questa è l'esatta ritmica della melodia. Tan, 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 tan. E su questo mi re è un fa diesis diminuito. Fa diesis diminuito, esattamente. Do con il sol al basso. Andremo quindi a piazzare la nostra, il nostro la settima con la quinta diesis. Dobbiamo sempre pensare alla tonica e ce la suonerà al basso della base. Il nostro re nona, il basso è sempre re. E questo è un sol tredicesima con basso chiaramente di sol. Mi sarà la nota melodica con la quale termina la, e qui c'è il turn around. Sull'armonia appunto di si bemolle minore con la sesta aumentata, un la settima quinta diesis, un la bemolle tredicesima, io prendo così sol bemolle, si bemolle, do e fa, e quindi ancora il sol tredicesima. Vedete che è un classico, io prendo spessissimo il sol tredicesima, magari farò anche una pillola sulle tredicesime, adesso mi viene in mente, ma vediamo. Quindi sol tredicesima, e quindi dicevo riprenderà. Devo soffiarmi un attimo il naso, gesto non simpatico e non carino, ma se no non riesco ad andare avanti. È lezione del tino, sono impontate così, proprio, ma poi è una lezione anche di improvvisazione, quindi è improvvisato, una bella soffiata di naso che ci vuole sempre. Dicevo, qui torna la A identica alla precedente, fatto salvo l'ultima, l'ultima due misure nelle quali appunto si alterneranno un do. Ah, un'altra cosa da dire, qui la melodia cambia sul sol tredicesima, non suoneremo più, non andremo su mi ma sul do, alterniamo quindi un do, possiamo prenderlo tranquillamente così perché abbiamo sempre il basso che ci dà il fa, mi bemolle, la re e quindi do. Ora io la prima parte l'ho concepita proprio con accordi nella sinistra e melodia nella destra. La B invece la vado a realizzare così. Vale a dire, mi avvalgo sì della melodia che suono con la parte alta del mio voicing, ma appunto aiuto la sinistra facendo anche l'armonia con la destra, e le armonie sono queste. Io faccio sentire do la do la sull'armonia di la minore, alla quale fa seguito un la minore con la una minore sesta, possiamo anche considerarlo se vogliamo come un fa con la terza al basso, perché le note sono quelle, ma è meglio considerarlo come un la sesta, perché poi seguirà un la sempre minore con la sesta aumentata, quindi con la presenza del fa diesis. La questa volta sempre settima ma maggiore, perché la melodia va proprio a suonare do diesis la do diesis la, e a schiaffo, che veramente più schiaffo non si può, tant'è che io devo dire a me non piace molto, perché mi piace quando ci sono delle modulazioni, sono veramente il sale di tanti brani, ma a imparare mio bisogna anche ritornare a casa facendo un percorso che non sia d'ostacoli, ma
sia comodo, agevole, piacevole, e invece il brano in questo caso va su un sol settima maggiore, quindi tra il sol e il la c'è una bella differenza, il la tre diesis, il sol è uno solo, quindi si sente questo stacco molto molto prepotente, però il brano fa così. Quindi, facendo suonare re, 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 do, si, la, sol, la melodia canta questa. Il primo accordo sarà un sol settima maggiore, lo prendo così, quindi un mi settima, ecco l'uso sempre delle quattro dita, quindi andremo su un la minore settima. Se lo prendiamo così funziona bene, cioè la settima la facciamo sentire con la sinistra e la terza con la destra, anche se con la sempre con la destra con il mignolo andiamo a suonare la melodia che suona un re, quindi prenderemo un intervallo di nona con la nostra destra. Qui si va in re maggiore, settima, possiamo fare questo movimento. Fa sentire si, la, lo accompagniamo da sol, fa diesis, quindi si va, la melodia va sul sol, ma in realtà il re a questo punto da maggiore diventa minore, e quindi dobbiamo fare sentire questa terza e o la prendiamo con la sinistra o con la destra, quindi un re tredicesima. Ci sta bene perché la melodia canta proprio mi re, believe me, queste sono le parole, e riprende. E adesso nella ripresa della io faccio appunto accompagno con uno straight piano. Quindi rifaccio esattamente le stesse armonie, ma uso questa tecnica pianistica, appunto lo stride, che consiste nel alternare un basso all'accordo, sempre, parliamo solamente di mano sinistra perché la destra va avanti a fare la sua melodia o l'improvvisazione, se caso. Ovviamente lo stai piano, dicevo, è un'alternanza di basso e accordi, basso e accordi. Molto spesso la caratteristica dello stride, quando naturalmente il tempo lo consente, nel senso che si sta parecchio sull'armonia, si alterna generalmente il basso, la tonica con la quinta. Se io dovessi fare uno stride sul do, fare una cosa di questo genere. Qui in Enter Misbehaving, che tra l'altro ha fatto fatica anche a capire cosa volesse dire, è tutto, no, cosa c'è di strano, niente di anomalo. Ecco, mi è uscita fuori questa traduzione che spero sia giusta. Magari i puristi della lingua mi scrivano, commentino se è giusto questo niente di anomalo. In questo Enter Misbehaving gli accordi si susseguono con una tale rapidità che non è possibile fare questo gioco di tonica e quinta col basso. Quindi si suona solamente il basso, perché è la nota fondamentale. Quindi do, quindi re diesis, re minore, do diesis, diminuito, non ce la faccio a dire tutto il nome perché è veramente rapido il cambio. Quindi do diesis diminuito, re minore, re diesis diminuito, do col basso mi alterato, fa settima maggiore, fa diesis diminuito, do con basso sol, la settima quinta diesis, re nona, sol tredicesimo e do nella seconda volta, perché prima nella prima A c'è un turnaround, come abbiamo visto. Direi che posso mettere su, fare un girettino, ma sì, con la base, così cominciate a sentirla. Allora, timing 114,
preceduto da una misura. Ecco qui va. Allergico all'agosto milanese, non c'è altra spiegazione. Allora, avete visto il finale, eh? Quindi e su questo finale le armonie saranno do, do con il mi al basso, fa, fa diesis diminuito, mi fermerò sul do con il sol al basso, un, calcolerò questa armonia come un, e vado a fare questa scala che adesso non si vede nella telecamera perché ho dovuto estendere la telecamera al massimo anche per consentirvi di vedere lo slide, e quindi la faccio da qui, ma non faccio altro che suonare le note di una scala blues. Quindi fa, fa naturale, mi bemolle, do, si bemolle, sol, fa diesis, fa naturale, mi bemolle, do, si bemolle, sol, fa diesis, fa naturale, mi bemolle e do. Un, anzi, un, fermandomi è per pa, 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 tre ottavi sul do. Un, perché se avessi voluto fare una cosa che mi si fermasse in maniera continuativa, avrei dovuto partire dal sol. Un, invece mi piace fermarmi quell'attimino, è bruseggiante. Un, no, un attimo di pausa. Vedete che nel video io vado a mettere un do settima maggiore con la quinta bemolle, ma nulla vieta di mettere per esempio una triade di re maggiore, sempre con basso di do, ma
si può mettere addirittura una triade di Si, ci sta bene. Oppure va bene, un modo più classico è quello di usare un accordo di dominante, magari una tredicesima. Questo è un altro modo, si fa. Proprio si alternano magari la destra e la sinistra, si fa un po' di casino, come succede sempre nei finali dei brani. Yeah! E il brano finisce. Dunque, vi ho fatto vedere l'armonia, la struttura, e adesso vediamo un po' le scale, al solito. Affrontiamo un attimo il problema dell'improvvisazione e vediamo che scale vanno usate per fare un solo degno di tale nome su questa bellissima And Miss B. Mi metto comodo perché solito le problemi artritici, va bene, non interessano nessuno. Allora, il brano comincia appunto, c'è l'intro di basso, poi il pianoforte entra, faremo il tema, la A la ripeteremo, faremo la B, ma poi dopo la B si ripresenta, c'è un'altra A, pardon, il brano si conclude e poi si ripresenta un'altra A sulla quale andremo ad improvvisare e le armonie sono quelle di una A. Quindi, dicevo che iniziamo con un Do sesta, ma questo lo facciamo perché quando suoniamo l'armonia, la melodia, c'è proprio la presenza di questo Do che ci vincola, ma nel momento in cui improvvisiamo possiamo tranquillamente mettere un Do settima. A questo punto non siamo più vincolati dalla melodia che ci suona il Do, e se mettiamo il Do settima maggiore sapete benissimo che andiamo a usare una scala pentatonica di Sol. Segue quindi un accordo di Do diesis diminuito, e sapete anche, le note sono queste, che su un accordo diminuito non c'è altro verso che dover usare la scala diminuita. Scala diminuita di Do diesis, che in questo caso è questa. Io consiglio sempre di partire dal castelletto, quindi partite pure suonandola dal Do. Imparatevi queste tre scale diminuite, mi raccomando. Sono proprio fondamentali, saperle distinguere e saperle suonare con una certa rapidità. Poi le applichiamo a seconda di quale dei tre, sapete che sono tre, accordi diminuiti che via via si presentano. In questo caso si presenta un Do diesis diminuito, la scala da usare è quella che parte dal castelletto del Do. Eccola qua. Sul Re minore, che possiamo prendere anche nona, andremo a suonare. Siamo in tonalità di Do maggiore, questo non dobbiamo mai dimenticarci. Suoneremo una scala di Re dorico. Fa seguito quindi un Re diesis diminuito, stavolta non possiamo più usare la scala diminuita che parte dal castelletto del Do, occorrerà, e occorrerà anche saperlo, che qui occorre partire da quello del Fa. Sentite che funziona per forza, perché contiene in sé questa scala tutte quattro le note dell'accordo diminuito, Re diesis, Fa diesis, La e Do. Fa diesis, La, Do, e cosa ho saltato? Re diesis, certo, questo. Eccolo qui, Re diesis. Ecco, ci può essere un piccolo ostacolo quando si suonano le scale diminuite. Sapete che sono scale ottofoniche, hanno 8 suoni, non 7, quindi anche la diteggiatura molte volte può essere un piccolo problema, perché bisogna passare ben 2 volte, anzi no, 3 volte, con il pollice sotto l'indice, intendo. Se vogliamo essere pronti poi a ripartire con la nostra scala, dobbiamo passare 3 volte con il pollice sotto le altre dita, ma del resto questo è, non
bruciato verso il suonare, perché se non cambiamo questo punto ci troviamo nella condizione di dover fare questa cosa. Sapete che le nostre dita corte è bene invece che vadano a suonare i tasti bianchi, non quelli neri, deputati invece è perché vengano suonati con le nostre dita lunghe. Allora andiamo avanti. Dopo la diesis c'è un do con il mi al basso, è un do, quindi non cambia nulla, scala di do maggiore. Questo mi al basso poi diventa tonica di questo accordo, che poi suonato con la sua settima, è un accordo di settima con la quinta diesis, quindi noi andiamo a pensare dove risolve sempre, quando siamo in presenza di una quinta diesis, dove risolve il mi sulla minore. Qui le alternative possono sempre essere due, scala di la minore, e su questo non ci piove. Possiamo usare la melodica, cioè la scala di la minore melodica, e quindi conterrà fa diesis unitamente al sol diesis, oppure la minore armonica. Perché? Perché nel nostro accordo di mi settima con la quinta diesis non c'è la presenza né del fa né del fa diesis, quindi è pur vero che se usiamo l'armonica abbiamo questa dissonanza tra il fa e il mi, ma anche qui sapete benissimo che non ci si deve soffermare su delle note che possono creare dissonanza, se non di passaggio, quindi io l'ho suonata bypassando il fa e il problema è bene che risolto, ma comunque scala di la minore. Il brano va quindi in fa settima maggiore, pentatonica di do, fa diesis diminuito. Il fa diesis diminuito non è altro che un rivolto di re diesis che abbiamo già visto prima, quindi la scala diminuita da usare non cambierà, è quella che parte dal castelletto del fa. Sol con il do al basso, una bella scala di sol, la settima quinta diesis con basso di sol si vede, di la si vede, dove vai la in re minore, scala di re minore, dobbiamo mettere necessariamente il do diesis, terza di la, scala di re minore armonica o anche quella melodica, è lo stesso discorso di prima, io preferisco sempre mettere l'armonica sinceramente, anche perché in questa posizione vedete, allora basso di la, sol do diesis mi diesis, accordo di la settima quinta diesis, se io vado ad aggiungere la nona bemolle lo prendo così, non si percepisce quasi neanche che c'è. Quindi è chiaro che nel momento in cui io vado e sono in questa posizione e voglio mettere la nona bemolle, in questo caso devo assolutamente usare la scala di re minore armonica, cercando di andare a suonare quelle che sono le note cardine di questo di questa scala, cioè la terza, il do diesis e il si bemolle, nona diminuita, nona bemolle di la, quindi useremo una espressione in armonica mischiando diesis con i bemolli, ma è così. Quindi la canto. No water to tune, no water to tune, all by myself. No one to worry, I'm happy on the shore. I must be heaven, I say my love for you. I know for certain, the one I love. I feel my feet just a bit sticking out. I miss me heaven. L'ho fatto adesso questa scimmiottatura veramente deprecabile di Louis Armstrong, perché mi sono dimenticato di dire oltretutto che questo brano
stato interpretato veramente da un sacco di artisti, Sarah Vaughan, Louis Armstrong, appunto, ma anche Miles Davis, Dave Brubeck, come sempre capita con gli standard jazz. Bene, cosa vi stavo facendo? Eravamo arrivati qua alla settima, non la diesis, quinta diesis, suonabile anche con la nona bemolle. Quindi andremo su re nona, e quindi qui, scala, misolidia di re, non si scappa. Si va quindi su un sol tredicesima, che dovrebbe preannunciare, no? Il re, praticamente questo dovrebbe essere un movimento secondo, quinto, primo, il re, sol e do. Nella realtà c'è il turnaround, il primo turnaround, che ci riporta a la, e dunque dopo il sol tredicesima avremo questo si bemolle minore con la sesta aumentata, scala di si bemolle minore, questa sarebbe naturale. Dobbiamo renderla, suonarla come una minore melodica, ed innalzando il sesto e il settimo grado, il sol bemolle diventa sol naturale, il la bemolle diventa la naturale. Quindi, allora, ho scelto questo tipo di arrangiamento, cioè per fare questo turnaround, costituito logicamente dai canonici classici quattro accordi, per fare in modo che ci sia al basso un moto congiunto discendente si bemolle, la bemolle, sol, e quindi riapprodo in do. E dunque, si bemolle minore melodico sul si bemolle minore con la sesta aumentata, un la settima nona bemolle, e quindi scala di re minore armonica. E come prima, il fatto che ci sia, che non ci sia questa volta, ma possiamo anche metterlo tranquillamente, siamo liberi, stiamo improvvisando. Se mettiamo invece che la quinta giusta, mettiamo la quinta aumentata, nella nostra scala di re minore armonico c'è sia il mi che il fa. Quindi siamo liberi di mettere o non mettere questa quinta diesis, non cambia, non va a nocumento della scala che andiamo ad usare, che è quella di re minore armonico. Quindi io vado a mettere questa armonia, basso di la bemolle e note, sol bemolle, la settima, la nona che è il si bemolle, il do che è la terza e il fa che è la tredicesima. Quindi un la bemolle tredicesima sul quale andremo ad usare una scala di la bemolle misolidio. Questa sarebbe la scala di la bemolle naturale. Andiamo ad abbassare il settimo grado perché ci serve il sol bemolle quale settima minore dell'accordo, di questo accordo di dominante. È chiaro che poi occorre, per fare queste scale, un attimino di acquisizione, ma non è una scala difficile, perché in pratica è una scala che è più difficile quella naturale, proprio per la presenza del sol, ma in questo caso, rendendo la misolidia, noi andiamo a suonare praticamente tutti i tasti neri. Quindi non è così difficile. Si fa tranquillamente. Quindi dopo il nostro la bemolle, il sol che ci riporta al do, scala di, ovviamente, do maggiore, sol misolidio, come dir si voglia. La si ripete, e non la sto ad
a spiegarla, si arriverà quindi alla fine, dopo un sorta di cisma, ad andare su un altro turnaround, che potremmo anche chiamare ponte perché ci porta alla B, costituito dalle armonie di Do, Fa e Do. Io per esempio in questo ponte smetto di improvvisare e faccio le armonie proprio. Il mio basso torna a fare il suo lavoro di dammi le toniche. Ecco, per andare sul Mi settima nona diesis, faccio proprio un cromatismo con la sinistra, e anche qui nessun tipo di improvvisazione. Improvvisazione che riprende sul La minore. E siamo qua, a livello di impostazione, la nostra mano destra è pronta per farci vedere cose mirabolanti. La minore. La minore con la sesta. Non cambia perché il Fa è contenuto nella scala di La minore naturale, quindi andiamo avanti ad usare quello. Qui adesso la cosa cambia perché andiamo a inserire una sesta aumentata, il Fa diventa Fa diesis. Che cosa ci deve portare a pensare una sesta aumentata su di una scala minore? Ad un modo dorico, e infatti andremo a suonare, aumentando la sesta, un La minore dorico, anzi La dorico senza il minore. Qui adesso la storia cambia perché c'è un La settima. Allora, quando siamo in presenza di un accordo di dominante, dobbiamo anche pensare dove andiamo. Questa è una regola veramente fondamentale dell'improvvisazione, ve l'ho detto tante volte. Il La ci porta alla Re, e sappiamo bene, l'abbiamo visto, che se andiamo dopo il La settimo in Re minore, dovremo usare una scala che contempli il Do diesis, terza di La, ma anche il Fa, terza di Re. Le terze sono veramente note fondamentali, ci danno la modalità del nostro accordo, quindi non possiamo prescindere da esse. E allora, se andassimo in Re minore, la scala sarebbe questa, sul La, La settima. Se andassimo dopo il Re, il La, in Re maggiore, in preparazione proprio dell'accordo maggiore che andrebbe a seguire, noi dovremmo proprio porre l'accento sulla terza di questo nuovo, sull'accordo di risoluzione, in questo caso il Fa diesis. Ok. Quindi, Fa naturale se andiamo in Re minore, Fa diesis se andiamo in Re maggiore. Ma qui è chiaro che si pone un problema. Qui non andiamo né in Re né in Re maggiore né in Re minore, proprio perché avviene questa modulazione a schiaffo che da La porta, dove porta? Ci porta al Sol settima maggiore, il quale contiene il Fa diesis, e quindi dobbiamo tenerne conto nella nostra scala di La che andiamo ad eseguire, che non conterrà, non dovrà contenere il Fa, ma il Fa diesis. Perché poi andremo appunto in Sol settima maggiore. Su questo Sol settima maggiore pentatonica della sua dominante, cioè il Re. Andremo quindi in Mi minore, adesso dobbiamo calarci in tonalità di Sol, perché abbiamo modulato, il brano è modulato, è in Sol. Il primo è una settima maggiore, quindi l'ho detto, useremo la pentatonica di Re, ma poi andando avanti il Mi minore sarà una scala di Mi minore naturale che avrà le stesse note di Sol, quindi con l'unica alterazione è rappresentata dal Fa diesis. C'è quindi un La minore nona, quindi con
con la settima non cambia la storia. Andremo avanti ad usare la scala di Sol, di Mi minore che di Re Sol. Quindi c'è un Re settima, dunque, sì, Re settima. Quindi usiamo un Re misolidico, che altro non è che ancora la scala di Sol. E qui le cose cambiano, perché riapprodiamo al Do, alla nostra tonalità d'impianto, eseguendo un movimento secondo primo che coinvolge Re minore, Sol settima, e quindi eccoci arrivati al Do. E dunque, dopo una scala di Re misolidio, andremo a usare un Re dorico. Siamo in Re minore, la stessa scala che è poi quella di Do, ma la chiameremo Sol misolidio. Andremo ad usarla sul Sol e arrivati sulla la A, la scala continuerà ad essere quella, sempre quella di Do. Contenete sì, perché io sto suonando un Do sesto. Nella realtà delle cose, nel brano lo vedrete che con quell'improvvisazione, o meglio, io faccio l'improvvisazione su una A, sulle prime due A e sulla B. La A di chiusura, nella A di chiusura io risuono il tema, come sempre buona cosa fare. Finale quindi, Do con Mi al basso, Fa maggiore, Fa diesis diminuito, Do con il Sol al basso, e la scala blues discendente che facciamo partire dal Fa. 1, calcolando il Do come 1, fermandoci sulla blue note, proprio il Mi bemolle. Facciamo poi questo Do settima maggiore con la quinta bemolle. Bene, direi che vi ho fatto vedere tutte le scale che occorre usare per suonare questo brano di Fats Waller. E tra le altre cose, se avrete voglia di comprare lo spartito, come sempre troverete tutte le scale che servono per improvvisare su questo brano. E direi che per questo tutorial è tutto, a me non resta che ringraziarvi per essere stati con me, ringrazio oltremodo Aris Biancardi che mi ha dato la possibilità di farlo conoscere a tutti, grazie Aris e alla prossima. E a voi tutti grazie per essere stati col Tino, io vi do l'arrivederci al prossimo video, un abbraccio dal vostro Tino Carugati.
Questo perché? Perché la B che inizierà adesso è una B incentrata sul centro tonale di La minore. Allora, andiamo a vedere bene gli accordi che poi nella realtà andranno suonati con la sinistra, perché con la destra faremo e il tema e poi la impro. Quindi, iniziamo con un Do, non iniziamo con un Do settima maggiore, come spesso accade nel jazz, perché sapete che le triadi nel jazz sono bandite, non si può suonare Do minore, è una cosa che bisogna mettere per forza qualche tensione. E noi la mettiamo, e noi andiamo a mettere però una sesta, una tredicesima che dir si voglia, ma in questo caso Do, Mi, Sol, c'è una triade più un La, bisogna chiamarlo Do sesta. E lo faccio perché la melodia canta questo. Quindi, se andassi a mettere un Do settima maggiore, farei cozzare il Do della melodia con La settima maggiore, il Si. E quindi io vado a mettere questo Do sesta con la presenza del La, che non mi disturba la mia melodia. Scusate. E si riprende poi con la nuova A. Allora, mettiamo questo Do sesta su, quindi il nostro Re diesis e Do diesis diminuito, lo prendiamo così, si vede bene, sì. Quindi, non vorrei apprezzare veramente che cosa significa veramente suonare uno strumento che è quello più simile alla voce umana, con i suoi respiri, e sentite che note tira fuori quell'uomo lì. Io quindi mi sono rifatto per questo tutorial a questo video mettendoci qualcosa di mio, naturalmente, perché le armonie bellissime, peraltro, di quell'arrangiamento non sono armonie poi originali, perché se andiamo a vedere sul Real Book troviamo altri modi di suonare questo brano che non fanno perdere certamente la connotazione più generale del brano stesso, ma che, come tutti un po' gli standard jazz e i latin anche, si possono veramente stravolgere usando sostituzioni e anche comunque a livello improvvisativo giocando molto con la propria personalità musicale. Quindi sono brani che hanno la capacità di lasciare molta libera interpretazione a chi li esegue. E così ho fatto io, rifacendomi certamente a quello che è il video, ma appunto variando qualche cosina a livello armonico. Adesso vado a spiegarvi tutto. Vediamo se ho detto tutto. Ah, no, non ho detto che, ma ormai lo sapete, alla fine ci sarà un video dove io eseguirò completamente il brano sopra una base. Questo brano che non ho detto un'altra cosa, però la devo dire, perché è un brano del 29, è scritto da Fats Waller e da Harry Brooks, e che divenne poi famoso nella realtà come colonna sonora del film Stormy Weather del 43. Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati qui sulle frequenze di YouTube per questa 87esima lezione del mio pianoforte leggero. Allora, un tutorial di un brano bellissimo, uno standard jazz. Uno standard jazz probabilmente non tra i più conosciuti, ma vedrete che se non lo conoscete avrete senz'altro modo di apprezzarlo. Un tutorial che mi è stato commissionato gentilmente da Aris Biancardi, che ringrazio naturalmente, e il quale mi ha scritto e mi ha detto: Tino, fammi questo tutorial gentilmente e rifatti ad un video che adesso ti segnalo. E quindi, seguendo questo link, sono approdato ad un video che vi consiglio di guardare. Un video dove Peter Cincotti
o Cincotti, che dir si voglia, ma direi Cincotti va bene perché poi è un italo-americano, pianista, cantautore, cantante, molto bravo, eh? Recentemente ha fatto anche un duetto con Simona Molinari, In cerca di te, un brano anch'esso piuttosto datato, rivisto e riarrangiato, molto bravi entrambi. Bene, in questo video Cincotti, questo, dicevo, pianista, validissimo pianista, 33enne, newyorkese, appunto italo-americano, si esibisce in questo brano con la sua bravura, con la sua bella voce, in un quartetto. Non perdetevi il solo di sax se guardate questo video, perché ne vale veramente la pena. Ecco, lì si può vedere, si può, più giusto per fare, per, come dire, ambientare un attimo a livello storico il brano. Il brano che è un brano swing, dove anche per rifarsi proprio all'epoca, ecco perché è anche importante, no, capire l'epoca di un brano. Era l'epoca in cui, pianisticamente parlando, andava per la maggiore lo stride piano, infatti anch'io farò qualcosa di analogo nel video. Video appunto che seguirà questo mio tutorial, del quale poi Andrea Palma redigerà uno spartito preciso come suo solito, e del quale potete anche richiedermi la base MIDI. Quindi non perdo altro tempo perché il brano è piuttosto lungo, e dunque vediamo il brano in Do maggiore con un ritmo, dicevo, swing e un timing di 114 bpm. Allora, brano in Do maggiore, dicevamo, e che sentirete anche nel video, è preceduto da un 8 misure. Ecco, un'altra cosa va detta, che il brano ha struttura AABA. Ognuna di queste A e anche la B contemplano 8 misure, per cui alla fine sono 32 misure che vanno poi a chiudere il brano stesso. E poi, come sempre accade, generalmente il brano si ripete e sulla struttura completa vengono eseguiti i soli. Ci sarà anche una chiusura che poi vi farò vedere, ma il brano anche nel video vedrete che comincia con un giro praticamente di basso, dopodiché entra il pianoforte con queste armonie. Do maggiore, un Do diesis diminuito, un Re minore che può essere nona, seguito quindi da un Re diesis, questa volta diminuito, quindi un Do con il Mi al basso, questo Mi diventa un Mi alterato con l'aggiunta del Sol diesis, si va quindi in Fa diesis settima maggiore, quindi un Fa diesis diminuito, poi le rivediamo tutte con calma, non preoccupatevi, Fa diesis diminuito, che poi è lo stesso che abbiamo fatto prima, lo chiamiamo in modo diverso. Quindi un Do con il Sol al basso, un La settima con la quinta diesis, un Re nona, quindi con la presenza anche della settima maggiore, chiaramente, un Sol tredicesima, che ci porta ad un turnaround, che, grazie al quale ritorneremo là, che io ho pensato così. Un Si bemolle minore sesta, presenza quindi del Sol, una sesta aumentata, quindi un altro La settima con la quinta diesis, un La bemolle tredicesima, che ci riporta al Sol 13, con il quale poi si ritorna al Do per svolgere la seconda A. Al termine della seconda A, dopo il Sol tredicesima, non ci sarà più questo turnaround che vi ho fatto vedere, ma bensì torneremo in Do, alternando un Do a un Fa settima, quindi ancora un Do, un Mi settima con la nona diesis.